E quindi sono tutti in buona salute, a parte una quindicina con delle ustioni da agenti chimici ai glutei durante il passaggio. Finora abbiamo soccorso nell'attività di soccorso circa 2200 persone, tra cui più di 300 donne e parecchi bambini, quindi insomma l'attività è molto importante. Ovviamente non la facciamo solo noi, la fanno anche moltissime altre organizzazioni, e questo è molto importante perché si riescono a prevenire delle morti quasi sicure. Come nasce l'attività di questa imbarcazione? Nasce perché dopo che Mare Nostrum aveva terminato l'attività, ci è sembrato molto importante dal nostro punto di vista dare continuità a questo servizio nelle more, aspettando appunto che altre barche anche da tutta l'Europa potessero in qualche maniera arrivare. Il dato confortante è che finalmente si vede un minimo di attività anche da altre imbarcazioni, e noi staremo qui fin tanto che ce ne sarà bisogno. Poi non è la nostra attività, credo che sia un compito istituzionale e non solo dell'Italia quello di soccorrere delle persone in mare, persone tra le altre che fuggono da paesi particolarmente difficili, drammatici, quali la Somalia, e che vivono una seconda situazione infernale in Libia. Molti di loro ci hanno raccontato delle cose terribili, sia uomini che donne, con, diciamo, parlato appunto di tortura e di violenze piuttosto gravi che hanno subito, e questo insomma testimonia una volta in più l'importanza di fare qualcosa per loro. Senza Frontiera ha una lunghissima esperienza di interventi in situazioni di crisi, paesi in guerra, situazioni di conflitto, rispetto diciamo a quella che è l'attività tradizionale, anche in contesti molto difficili. Quali sono le difficoltà di intervenire in mare? Beh, la difficoltà è quella che lo spazio è piuttosto ristretto e noi non siamo abituati a fare del soccorso diretto, quindi abbiamo fatto dei corsi specifici in Bretagna proprio per scendere con i gommoni e soccorrere le persone, l'utilizzo dei berricelli ad esempio per stabilizzare i pazienti e portarli su a bordo, per cui tutte queste attività erano a noi praticamente nuove, e finora insomma le cose stanno andando abbastanza bene. Siamo abituati all'urgenza, quindi questo non è proprio un problema, ci sono alcuni dettagli tecnici che vanno rivisti. Siamo 13 persone a bordo, oggi ci sarà una rotazione, quindi subito dopo andremo ad Augusta a prendere il nuovo team, il team che inizia appunto un mese di rotazione nel Mediterraneo. Sono imbarcati esatto. Un mese e sbarcati. Esatto. Sì, per cui da domani saranno di nuovo a pattugliare. Quanti medici, quanti infermieri? Tra 4 e 5 il personale sanitario, poi c'è del personale logistico, c'è il coordinatore, c'è il coordinatore.